Bella per tutti, boys and girls, e ben ritornati su Minecraft per un episodio di Nascondino da piccolissimi con un twist speciale, bello caddoso, Alex. E qual è questo? E qual è questo twist? Allora, il twist è che il signorino Alex Nauz oggi mette in palio di nuovo la sua faccia, ma face reveal. Questa volta che hai perso, hai preso una batosta. Ma lui accetterà la sfida, no? Accetterai la sfida, no? Io la accetto la sfida. Bene, perché io sono pronto. Bene. Allora, la sfida è questa: noi faremo più di un round di nascondino, almeno due, meno di quattro. Ma se tu in uno di questi round, almeno in uno, non sarai mai trovato da chi ti cerca, allora non dovrai uscire la faccia. Ma se in tutti i round, tempo, Lion, in ogni round verrai trovato, allora non avrai scampo e dovrai face rivelare. E perché siete ancora qui? Le palpebre che coprono le Anna, Anna, io mi vergogno di te certe volte. Mi vergogno di te. Che biascichi, cazzate, così a muzzo. Cioè, non c'era nessun motivo per dire dovevi andare a nasconderti. Io prima di iniziare gliel'ho detto: vai a nasconderti subito, guarda che poi trovi un nascondiglio schifosissimo e io mi devo arrabbiare. E io mi giro e dove ti vedo? Lì a biascicare fesserie. C'eravamo tutti. No, tu eri peggio. Tu eri no. peggio, perché gli altri io li ho visti. Alex stava già partendo. Tu invece eri lì a continuare a parlarci delle tue stupidaggini. Pi, sono una vecchia, voglio parlare. Oh, mi piace fare pi, ok. Spesso e volentieri mi identifico in una papera. C'è qualche problema con no. questo? Comunque sto iniziando basta a cercare. Stupidaggini, inizio a cercare. Dai, va bene. Entraci, no, viecce. Sta venendo, Alex. Io fossi in te non sarei così fiero di me stesso, eh. Ho un po' paura, Lion, ma io so che in fondo potrò vincere. Sì, potresti, ma se perdi la tua faccia, tutti noi vogliamo vederla, eh. Un po' di orrore potrebbe fare, oh, perché... come ti permetti? Nessuno lo vuole vedere visto. Magari è più bello di quanto ce lo aspettiamo, eh. Magari è bellissimo. Magari ha qualche tratto sorprendente. Non esatto, credo. Esatto, però ti rimarrà la voglia, Lion, perché non mi vedrai mai. Io ti ho già visto comunque, quindi... Ma dovevo rivederlo. Però voi no, quindi giustamente io non voglio spoilerare niente. Quindi cercherò di fare del mio meglio. Allora, nel mio round non esiste che io non ti trovi nel mio round. Quindi stai preparato. Vedo un sacco di nascondigli. Ovviamente, come vi ho detto, loro possono diventare piccolissimi. E qualcuno piccoli. Qualcuno ha scazzato. Alex. Non mi dire che Alex è proprio lui. Non ci posso credere. Ma per primo. Diciamo cioè, che siamo molto male così. Alex non tiene per niente alla sua faccia. Ma se vuoi uscire, guarda, se ti va tanto. Ma non voglio uscire, è stata solo una casualità che mi hai trovato. Ma già tanto malissimo. Così, guarda, ci rendi le cose troppo facili. Oh, a noi va bene, eh. Anzi, mettiamo un pollice in su per questo face reveal che a quanto pare è sempre più vicino. Sembra che Alex non si stia impegnando per niente. Per no, tenerla no, segreta. Vedrai che mi impegno molto di più adesso. Vedrai. Sì, sì, beh, ormai, invece, sei morto. Che cosa no, vuoi? Io sono curiosa, e quindi sono contenta se si è fatto trovare subito. Aspetta, ucci. No, cosa stai dicendo? Allora, ho altre tre prede da trovare, ucci, prima di far partire certo. il secondo round. Una delle tre prede è Alex, che è già stato preso. Alex è stata presa, sì. Ma un'altra è Anna. E magari io l'ho vista, magari, giusto così magari, posso dire magari. Ma potrebbe anche essere di no. Ma potrebbe anche essere di sì. Magari io divento un pelino più grande, così sono un po' all'altezza così giusta. Così grosso più grosso. È gigante così. No! No! Un po' sfigatella sei, anche poverina! Tu. Meno male che non c'è il tuo di face reveal in cambio, perché... Senti, ha fatto paurissima, ok? La tua grossa faccia che mi fissava, mamma mia! Allora, me ne rimangono da trovare due. Lion, stai essendo un po' troppo bravo, ok? Sei un ottimo cercatore! Grazie, Jerick, me lo dice sempre anche tua madre. Dice, oh, tu trovi tutto! No. Trovi tutti i punti del mio corpo! Cerchi per la mamma, oh no! No, scherzo! No. Ettore! Dai, sto scherzando, ma Jerick è vecchio, pensa alla mamma! Deve essere un... una mummia, non lo ho so. Ho capito, ma non mi piacciono queste battute. Va bene, non okay? le farò più. Scusa. Allora, Jerick, dammi un piccolo indizio, per allora, favore. Ti posso dire che tu sei molto vicino a me. Sì. Mi sa che t'ha trovato. Oh, mamma. Mi sa pure a me, perché ho visto qualche. No, tu non mi hai trovato. Ho sentito una certa puzza di anziano. Oh, mamma mia, no. Mia faccia, mi sono spaventato. Un certo odor. Un alone intorno. Sì. No. Puzza de motanda vecchia. Fermo. Che, ciao, che schifo. Opera. Oh, un altro è preso. Ne manca solo uno. Ho paura adesso. Ti
rimane Strenalo. Strenalo, il nano pazzo suggatore di coriacei locuste. Ah, bellissimo! Che schifo! Cugno! Allora, secondo me tu sei molto in alto, vero, Strecatto? Assolutamente no! Ah no? Ah no, quindi sei in basso, quindi, mi stai dicendo, sì. Sono all'altezza tipo della tua vita. Ah, all'altezza del mio pube, vorresti dire. È volgare, Strecatto, è volgare. La sua altezza preferita, dovete sapere, ragazzi. Sta sempre all'altezza del pube della gente. Ma smettetela! Spera ogni momento di recuperare qualche pelo pubico, perché lui ha questa mania, che ragazzi, schifo! Lasciate perdere. Roba dell'altro mondo, non prendete esempio da Strecatto. Non è che per caso l'urido maiale... No, non penso tu sia... No, posso dirti un indizio? Piccolo però, anche non voglio che mi prendi il gusto. Sono molto dolce. Non è vero, sei amaro come la fiele. Ma devi capirlo! Ah, ti sei intortellato, Sei intortellato! Cerca bene nelle torte! Cerchiamo bene nelle torte! C'è Vuole fare la ciliegina! Non sei mai stato la ciliegina nella torta di qualcuno, tu! Sei sempre stato il roito sopra il roito! Wow. Quella lì, lui! Hai visto qualche ciliegina carina? Non so, aspetta che guardo meglio, Ucci, 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 sento odor di sburranducci, Buongiorno! No! Vabbè, esco pure! Eppala! Mamma, che spavento! Allora, io non vorrei dire, sì? Ma in neanche 5 minuti ci hai trovato tutti. Tutti, tu tutti. Sei una roba che non ci sta a parlare con te, E l'occhio! È nascosto! E l'occhio, questo occhio qua, l'altro non è tanto buono, ma questo... X-ray praticamente, riesce a vedere attraverso le cose, bravissimo. Anche io lo voglio. Ah, su, toh, becca che sto culo. Una benda. Toh. No, no. Perdente. No, io lo voglio. Anche tu, beccati sto. Sì. No! Alex, se non sta attento, fai face revia. Non l'altro c'è che... due senza tre. Ma tu non ci abbiamo stai... ancora finito. Tu non te lo dimenticare che già un round l'hai perso. Uno ne devi vincere. Ma si sta impegnando. Allora, basta che devo vincerne uno. Adesso devi cercare qualcun altro. Facciamo così, Alex. Visto il tempo del video, sono abbastanza sicuro che riusciremo a farci stare 3 round. Ok? Mm-hmm. Allora. Io adesso ti faccio un round difficile, perché faccio cercare Strecatto. No, anzi, sveglio. No, Strecatto. Lui ha canito. No. Tanto, però. Faccio cercare Anna, che è più sveglia. Uffa. Però Alex, fear not, perché al round dopo, il terzo round, sicuramente il tuo round sarà quello. Perché fai tipo cercare quello, vero? Sì, lui. No, ok, dai. Anna, faccia al muro, non ci andiamo a nascondere. Ok, faccia Alex, al muro. Andiamo subito. Vieni con me. Vieni con me. Allora. Sì, sì. Ci intrudiamo, per esempio, secondo me, un ottimo posto. Guardami, guardami. No, però sei un genio. Ma non insieme, capisci? No, dici di sì? Vabbè, allora dai, infiliamoci insieme. Vieni. Ehi, nascondigli di gruppo, non mi piacciono. Oh, anche lì, se son con te. Alex, guarda che andava bene dove eri, secondo me. Secondo me è meglio qui, È buono, perché non ci guarda lei in questi pertugi. Lei se ti vede, ti deve trovare comunque. Tu la infilzi prima, capito? No. Come no? Non si fa questo, non si fa. È un po'. Anna, sei pronta? Noi siamo tutti nascosti. Io sono pronta. Oh, perfetto. Vai. Allora. Vai pure. Avevo giusto un languorino di Che c'è? Hai già trovato qualcuno? Vedo Strecatto. No, ma non è possibile. No, non pushare. Allora, io porto gli occhiali, non vedo un accidenti, ma il vecchio rannicchiato nel No! Che fallito, hai rovinato tutto. Ma Jake! Sono indecisa, che faccio? Gli do un'altra possibilità o lo lascio andare? Ammazza. Ammazza. Che schifo! Cioè io mi sono girata e c'era questo puntino bianco vecchio di forfora che stava lì. Sei un punto di forfora, Jerry. Che sei forfora. Ma sai, sei proprio una forfora. Che nascondiglio stupido. Cioè nessuno Infatti andrebbe sì. mai lì, perché nessuno veramente cioè... Allora, in realtà devo confessare, prima ci ho provato, visto che mi si vedeva, ho detto no, cambio posto. Che stupido nascondiglio. Cioè nessuno Jerry, sei veramente un deficit. Lo so. Cosa c'è? C'è un bel parco giochi qui, magari qualcuno è voluto venire a giocare. Magari il parco giochi, sullo scivolo. Sì. Parco giochi è pieno. Ma Alex, parco giochi è pieno. No. Niente, guarda Alex, giochi. guardami dove come sei? Dove sei? È intelligente. Sull'albero della cuccagna? No, sull'albero.
Non c'è nessuno. Guardatemi che bel posto. Se mi infico così. Ma siete tutti insieme? È ottimo quello. Oh no, non ti si vede per niente. È perfetto. Anna, qui dovrai sforzarti un po' di più, mi sa, perché non mi stai trovando. Sono sul tetto, qualcuno è sul tetto, sono però sicura. Però ti ricordo anche che il tuo obiettivo non sono io. Il tuo obiettivo è Alex Nauzan. E poi lo so bene che è Alex Nauzan. Dai, e poi, cioè, non te lo puoi far, cioè, non è il tuo momento, Anna, il tuo momento. Tu devi essere forte. Al massimo, se qualcuno deve fare schifo, deve essere Jerick, non tu, hai Anna. Ragione, io faccio hai sempre ragione. Schifo. E allora vediamo. Cerca, Anna, perché qua stai annoiando tutti. Guarda che bello scaffale. Oh, no, di Alex. Dai. La ciliegina sulla torta. Che sfiga. Ma sei messo nella torta. Brava Anna, hai schiacciato un moscerino inutile. Brava, parassita. Si stava mangiando tutta la torta, lo zizzone. Ok, stai zitto Alex. Stai zitto Alex. Guarda, ci sono i Rainbow Friends. Sai cosa Rainbow ti dico Friends? Alex? Se anche tu verrai trovato, io porterò avanti il tuo nome. Sì, grande Lion. Nome, ciao. Ti vendo. Com'è Alex. Com'è possibile? Dai, non puoi vendermi. Davvero? Ti vendo Alex. Allora, bravissimo, vai, fallo. Però prima mi devi lasciare allontanare. Alex, hai ancora una speranza. Don't worry. Tu, scusa, se mi vendi. Alex, allora, se ci tenevi tanto a non rivelare la tua faccia, non avresti dovuto farmi vedere dove ti nascondevi. Perché sai che io posso fare queste cose ogni tanto. È vero, lui è conosciuto per essere uno zuzzurellone. A volte sei, magari ha cambiato posto. No, sei sempre, non vale cambiare posto. Non puoi, cioè, solo io lo faccio. Infatti non l'ho fatto. Allora, Anna, senti bene questo indizio, è molto importante. Ti ascolto benissimo. Allora, l'ho capito già, secondo me è in mezzo ai manichini. No, sul teatro. Ascoltami. Lui, il padrone della faccia che non può essere rivelata. Di quella faccia di pelle, di cuoio, di culo, di maiale. Quella proprio lì è. Sì. Ma di cosa è fatta? Lui si giace sotto un tavolo, Anna. Oh no! Sotto un tavolo? Sotto un tavolo. Quindi come sarà questo tavolo? Se tu diventi un po' più piccola e guardi sotto i tavoli, lo vedi subito. Andiamo a mangiare le briciole. Vediamo. Oh! Che c'è? È più forte. Oh! Non sono stato io. Non è, non... Che fai? Tiri le frecce. Non lo faccio più. Dai, non lo faccio più. Anna. Illegale. Anna, è troppo forte. Cosa è successo a tu? E quindi mo hai trovato anche Alex. Ti ho detto che è sotto il tavolo. No, io non sono. Ciao. Oh, no! Mamma mia. Ma sbilanciata, ragazzi! Ma vincere tu, mi hai venduto! Ma cosa sono? Un pezzo di pane? No, un pezzo di pisello al massimo. Però no! Non ti ho venduto io! Dai, occhio di falco! In realtà ti ho venduto io. Ma mi hai venduto di brutto! Tu non ti devi preoccupare niente! Perché adesso cerca lui! Lui cerca! Non lo sai mai! Non troverò nessuno! Però lui fa proprio schifo. Molto schifo. Oh, e chi te l'ha detto? Magari è bravo a cercare, ma non a nascondersi. Non è bravo a niente. Ma non ci vedi. La mamma gli deve lasciare le scarpe tutte le mattine. Gli sputa in faccia. Dice, ma che fai? Imbecille. Devi imparare. Secondo magari me magari è per lucidargli la pelata. Per andare una via di mezzo dovremmo far cercare lui. Così c'è un po' di brivido. Ti prego, no? Dai, non vedo l'ora. Troverò Alex per primo. Ma questo qua è smart. Allora vogliamo nascondersi ma noi che, ma perché dici che è stregato e intelligente? Ma quando è mai è stato intelligente? Non beh, è vero. Un pochettino. Vabbè dai, infatti non lo è. Non dai, lo cioè, è. Scherzavo. Vabbè. Allora io conosco il suo odore. Adesso so già dove sta. Usa lui. Inizia a cercare, vai. Ok, allora Alex, fa paura. Io ti direi, non ti far vedere neanche da me, perché così io non ti posso, non ti posso smerlare. Andiamo. Iniziamo a nasconderci. Andiamo. Jerick, tu vuoi venire con me? Così ti rendi utile. Tanto. Vieni, ti faccio vedere un posto che intelligente. Da sola. Vieni. Allora qua. Così. Dov'è questo posto? L'avevo appena trovato, ma non l'ho usato, non ho fatto in tempo. Ma ora lo usiamo. Vieni. Questo è un grande posto, mi sa. Un grande pisello per un grande pennello. Attenzione. Cosa? Aspetta. Bisogna andare lenti. Dove l'hai imparata questa? È nel mio corso di pennellaio pazzo. Vieni così. Voglio partecipare al corso. Ma qui non ci troverà mai. No. Non hai ancora visto niente. Pronti? No, stai zitto. Non allora, ancora. Un po' così. Vieni. Ma come hai fatto a trovare questo posto? Io non ci sarei mai arrivato qui. Stre, per me puoi anche iniziare già a cercare, Ah, inizio a partire. Allora, ma Alex, non ci troverai mai. Secondo me Stre è un po' un fallito. Quindi secondo me non ti troverà assolutamente mai. Ma è impossibile, Lion. Guarda, lui non mi trova mai. Okay. Ma mi hai dato del fallito. Allora, aspetta. Vai all'entrata del palazzo, dove c'è il tappeto arcobaleno, bravo. Lo stai snicciando, Alex, ti prego. Sì, però, sì. No, ti devi stare sul tappeto. Scusa. Okay. Ma mi sembra troppo presto per snicciarmi.
Ma qua non c'è nulla, sul tappeto! No, non su quel tappeto, proprio dentro l'edificio che c'è tutto di colori, no? Esatto. Ma non c'è niente! Ma guarda meglio, no? Guarda bene, aspetta, guarda bene! Guarda in basso! Io vedo delle frecce, però sono di prima! Sì, sono di prima! Ma... No, ho capito! Noi cosa abbiamo il raggio ridotto e il danno ridotto perché siamo dei pigmei! No! Ma quindi mi ha steccato, Anna! Figlio della caviglia, cos'è? Aspetta, ci riprovo, eh. Prima ti ha steccato perché anche tu eri piccolo. Però è vero! Non facciamoci vedere. Ho visto una freccia lentissima. Ma tanto lui non ci vedrà mai qui. Lentissima e proprio schifosissima e fa pure poco male. Ma quindi non sei rotto adesso? No, per niente, infatti mi fa male questa cosa. Ma non fa niente. Mi stai facendo perdere tempo? No, no, infatti hai ragione, cerca che non hai ancora trovato nessuno. Dai, da bravo, su. Nei condotti ce la puoi fare, siete? Non troverai mai nessuno nei condotti, non ci vanno neanche i topi. Io non te lo dico dove sono, perché devi essere bravo, poi c'è la faccia di Alex in paio. Sento l'odore di Alex. Dov'è? Lo sto fiutando. Sai cosa sento io, Stray, invece? Un bambino che piange e frigna come anch'io, un imbecille. Ma quello lo sto sentendo dall'inizio io. Non sto piangendo. Non dire allora. Non dire allora. Vuoi un fazzolettino? Vuoi un pannolino nuovo? Per caso, carone. Hai presente quando uno non vuole far uscire le lacrime e inizia a fare non è vero, vero. Non è vero. Si sente puzza, Stray. Secondo me ti sei cagato addosso. Controlla un po'. Come è possibile che non c'è nessuno in questa stanza? Ci siamo, ma tu sei orbo. A quanto pare non vedi. Sto guardando ovunque. Cerca meglio, Stray, cerca meglio. Ah, sei qua dentro. No. Dai. Ma come dai, Stray. Le controllo tutte, non si sa mai. Allora, io e Jerick siamo nello stesso posto. Quindi se ci vedi, ti vendo lui. Ok, così almeno ne trovi uno. Va bene, sono d'accordo. Cosa? Dai, ho però, capito, eh. Perché ogni volta ti nascondi con qualcun altro. Perché lo usi tipo come scudo. Te lo vende, vedi? Non bisogna nasconderci con Lion. Merce di scambio. Stray, ci stiamo annoiando, eh. Oh, ma io sto guardando qua. Non sei in questa stanza. Però almeno uno, Stray. Cioè, non dico me perché no, però... Dai, diventa anche più piccolo. Guarda che così fai arrabbiare le persone che guardano il video, perché dicono Stregato fa schifo perché fa schifo apposta. Ma non è vero, lui fa schifo davvero, ragazzi. Ma ne vado via da qui, anzi arrivo da fuori. So benissimo dove siete. Bravo. Non mi troverà mai. Ma non troverà nessuno, secondo me. Oh, mai, nessuno, Ma non tu, Anna, come sei messa? L'hai mai visto passare? Io sono messa benissimo. Non sono all'interno perché non volevo essere indizi. Un'altra merda. Non dargli indizi. Solo che non... Detta che sei una mucca quando fai così. Dove siete? Penso. Che smuggisci in giro e fai il latte, Anna. Smettila di fare il latte. Allora, senti, tutte queste illazioni mi offendono. Stregato, mettiti un dito in bocca, magari trovi di più. No, smetti. Bravo. Oh, ti ho visto infilarti sotto un mobile. Ho visto bene? Sì, sto entrando, sono in un percorso strano. Attenzione. Magari trovi qualcuno in quel percorso. Oh, non è che... No. Sono su una mensola. Ah, no, è uno sfigato. Meno male. Dai, Stray, non trovi nessuno, sei pessimo. Guarda, non ce la fa. Stray, dai. Sarà un altro percorso, sto arrivando. Fai vergogna, fai vergogna. Per caso su uno di quelle mensole o tavoli c'è un biberon? Perché mi sa che a Stray gli serve. Mi sa che gli serve di brutto. Stray, sto cercando. Non hai trovato neanche Anna, sei pessimo. Per non parlare di Alex, Stray, guarda. Allora, così mi fai arrabbiare però, perché non è possibile, la gente si arrabbia. Ma non è... La gente adesso scriverà che tu lo stai facendo apposta per non trovare Alex. Mi devo mettere in mezzo io, devo trovarlo io, Alex. Muoviti. Se vuoi, guarda, faccio un raccordo. Alex! Non c'entra Alex. Stregato! Cerca! Un indizio di più! Io e Jerick siamo molto in alto, ok? Tanto in alto. Tanto in alto. Se diventi grande, magari ci vedi. Ma sei proprio scarso, comunque. Sei proprio una piscetta. Sei gigantesco! Vieni, Jerick, mettiamoci qua. Ha detto pure lui no, lui è intelligente. Ma siete nei condotti sopra? Mi rimangio quello che ho detto, perché non lo sta facendo. Qua non carbura. Siamo nei condotti sopra. Ma li ho appena guardati tutti, non ci siete. Oddio. Ma è una... non ci sei! C'è da piangere. Senti, Jerry, che... Io non so cosa fare, sto per buttarti di sotto per dargli un po' di speranza. Ma mi posso far vedere? Vedo, vabbè. Giuro! Stray, siamo qua, porca miseria, mi vedi? Ora ti vedo! Ho capito, ma sei una piscia, ma scusami! Vieni fermo, Jerick, Dai, Jerick, L'ho preso uno! Mio Dio, battiamogli le mani! Contentino ci è voluto! Cioè, veramente, Non sono soddisfatto perché
me l'hai detto tu. Hai sentito tempo. Sì, te l'ho dovuto dire io. Non trovi nessuno. Cercare Anna, veloce. Okay. No, devo cercare Alex. Dai, dai, Alex. L'importante posso è avere Alex. Un indizio. Vogliamo la faccia di Alex. Alex, non è un indizio? Io non lo so. Cioè, lì dipende da te. Io non glielo darei, sinceramente. Io non glielo direi. Magari se trova tutti gli altri glielo diamo, va bene? Esatto, però dai, devi trovare gli altri prima. Devi trovare tutti quanti, Stre, su. Allora, Anna sicuramente dai, è a giocare. Cosa vuol dire sta cosa? Perché è qua fuori il porco giochi, scusami. È a giocare, ma tua madre. Io ho detto solo che non ero all'interno. Dai, Stre, impegnati di più, ti prego, stai essendo un pianto. Ti sto giuro. Così non trovi Alex. L'ho vista, ti giuro che l'ho vista. È vero. Oh. È nell'albero. Dai, vai, intervieni. Intervieni, Stre, intervieni. Sto fuori. Oh. Ah, la prendo. Bra. Ah, che bello, ce l'ho fatta. Ok, sì. Io per l'indizio mio. Adesso devi trovare anche me. Se trovi anche me, allora Alex darà un indizio, va bene? Ma ti sei spostato? Eh certo, mica so scemo. So come te io. Non penso. Mi vedi? Non te lo dico. Sì, ti vedo. Di sfuggita e da lontano, ma ti vedo. Vedo il tuo brutto muso da gatto, un po' bruttino, smacchiato, puzzolente. Mi sono fatto grande, grande apposta. Va bene, non mi trovi però. Io sono ancora qui e Stre, cioè, il guardalo tempo. Guardalo come cerca, tutto accucciato. Mi sa che il tempo sta finendo, no, eh. No, oh, devo trovare Alex, ti prego. Gli ultimi secondi proprio, ormai non è tardi. Adesso lo cerco anch'io, Alex, perché mi sto un po' arrabbiando, di questa cosa. Perché cosa mi aspettavo che sarebbe stato più facile trovarlo. Invece l'infame deve essersi nascosto in un posto bene, proprio specifico per non se stesso. Non mi troverete mai, mi sono annidato. Io pensavo tipo in mezzo ai fiori, vedi che ci sono i fiori alti. Vieni qua, adesso arrivo. Sono sto io, arrivando. Deficiente. Ma visto chi? Non mi interessa, devo trovare te per avere un indizio da Alex. Ti sto aiutando a cercare. No, non ce la può fare. Cretino. Abbiamo bisogno di un indizio. Ma stai zitto, abbiamo bisogno di uno che cerca con gli occhi. Ma sono tre ore che Lion corre in giro cercandolo. Tu te ne sei accorto adesso? Cioè, Stre, vai a farti ricoverare, no, perché sei uno schifo. Non è meglio. Non è possibile avere a che fare con una persona mi così. Mi faccio super grande, così lo vedo meglio. Sei super imbecille, ti sei fatto. Da quando sei nato sei così, imbecille. Ma te do una pure una cagnata. No. Ah! Ma via. Scarso. Bellissima quella cagnata, l'ho pure vista. In vabbè, diretta. Finito il tempo. Si è già visto, è qui. È come? È finito abbondantemente anche. Ma dov'era allora Alex? Non è che si è hackerato e magari è messo invisibile. Fai vedere non dove sei. Vero, ero qui. Fai vedere dove qua sei. È lì. Ma guarda dov'è. Guarda lì. Ma io ho guardato, mi pare, qui un po', eh. Dove eri esattamente? Ero qui. Sì, vabbè, ma scherzi. Era un po' illegale. Ma come lo vedi così? Era un po' illegale, effettivamente. Non c'è scritto che è illegale, non era c'è scritto. Abbastanza illegale. Allora, quantomeno propongo un'altra cosa. Prossimo video, di nuovo Face Reveal al tuo impalio. Ma questa volta, nuovo nascondino da piccoli. Ma se tu vieni visto solo una volta, dovrei essere un ninja. Se vieni visto una sola volta in un qualsiasi round, devi face rivelare il ma tuo è, tipo, è impossibile così. Non mi interessa, accetti o no? Accetto, perché io sarò un ninja delle tenebre. Va bene. Ti do un vantaggio però. Costruirai tu la mappa del nascondino per la prossima volta. Così l'hai sa tutti noi gli nascondigli. Eh beh, però una non volta mi mai. Solo una volta viene svenduto. Anche voi potete svenderlo. Se vi si nasconde vicino, perfetto, potete dire dove si nasconde. Non vedo l'ora. Mi piace, sì. Per oggi però ci salutiamo. E Lion out. Ciao.